dei commenti. So. Allora, dai. Vi invitiamo a casa nostra, tutti quanti, chi vuole venire? Isole comprese. E in omaggio con l'orologio, il mondo del videoregistratore! Bentornati ragazzi sul canale, oggi la Tuttotech vi presenta un qualcosa che esula la domotica, ma che va ad abbracciare, o meglio, va ad utilizzare una parte del corpo che è il polso. Stiamo parlando del nuovo orologio multifunzione della Xiaomi, la serie 4. Vi presenteremo questo prodotto oggi. Ma prima di tutto questo volevamo ricordarvi di iscrivervi anche sul nostro nuovo canale di Instagram. Ci trovate sempre con la voce Tuttotech. Mettiamo il link in descrizione. Dopodiché vi invitiamo ad iscrivervi al canale e nel frattempo attivate anche la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta caricheremo dei nuovi video. Ma prima di solito, tutto questo, noi lanciamo la nostra sigla! Eccoci ragazzi, questo è il Mi Band che è arrivato circa una settimana fa, lo abbiamo già testato, ora lo apriremo insieme a voi per farvi vedere comunque il contenuto della confezione originale. Al suo interno troveremo l'orologio già assemblato, in quanto dopo vi faremo vedere, ma questa parte che è la parte pensante del dispositivo è estraibile, i cinturini sono intercambiabili. Ottimo materiale, vedete intanto si è acceso perché appunto è il rilevamento della posizione col polso. Quindi troviamo il nostro bel orologino, le istruzioni anche in italiano, ottima cosa. Il caricabatterie, non è incluso la presa da attaccare al muro, ma vi basterà semplicemente utilizzare un qualsiasi presa da muro di un vostro cellulare, va benissimo. E nient'altro, non c'è nient'altro. Sì, volevo far notare la particolarità che non ha un mini USB come attacco per poterlo caricare al cellulare, all'orologio, scusate. Ma praticamente questa basetta. Esatto, perché facciamo vedere. Estraendo la parte centrale, nella parte dietro trovate, vediamo se si vede. Esatto, trovate i due sensori che vanno messi in corrispondenza della basetta di ricarica. Partiamo innanzitutto parlando del display, un AMOLED a colori a matrice attiva con veramente un ottimo utilizzo col touch, ottima reazione e 0,95 pollici, quindi abbastanza grande per essere un bracciale praticamente. L'orologio risulta impermeabile fino a 5 atmosfere, quindi potete utilizzarlo tranquillamente anche quando fate sport, vi suda un po' il polso, non c'è nessun problema, vi potete lavare le mani, potete fare nuoto tranquillamente, in qualsiasi situazione non c'è nessun problema. Altra peculiarità di questo orologio è che utilizzandolo anche alla luce del sole non si va a scurire, quindi la luminosità è eccezionale anche per quando ci sono i contrasti di luce col sole. Il materiale del cinturino è veramente fatto bene, un silicone soft touch, quindi anche io che sono peloso non c'è nessun problema, non si attorcigliano i peli e non fa male. E non fa la ceretta, insomma. Esattamente. Questi cinturini risultano intercambiabili, semplicemente allargando, estraendo la parte centrale e sostituendolo con i 1000 modelli che esistono in commercio. Abbiamo potuto testare ad esempio il rilevamento del battito cardiaco facendo un termine di paragone con le macchinette, diciamo quelle che rilevano la pressione. Abbiamo notato che a riposo la differenza è di un battito, si allontana un po' di più, si allarga un po' di più la forbice quando lo utilizziamo sotto sforzo. Altra caratteristica abbastanza importante per chi pratica nuoto è che conta le bracciate. Diciamo che comunque è un dato in più. Non è molto preciso nelle passeggiate che si fanno, quindi il contapassi, perché non essendo dotato di GPS integrato, l'approssimazione inizia a diventare abbastanza importante. Sono impostabili dall'app Mi Fit, che dopo vedremo un po' più nello specifico. Vedremo più dettagliatamente, esatto. Si possono impostare svariati tipi di sport, ma dopo ne parleremo più approfonditamente. Abbiamo tra le funzioni del menu
sempre touch. Lo stato quindi vi darà un resoconto dei vostri passi, della distanza percorsa e delle calorie smaltite, e un allarme di sedentarietà se vorrete impostarlo, praticamente vi vibrerà dopo un'ora che starete fermi. La sezione notifiche, che vi illustrerà l'ultima notifica in realtà che vi arriva, anche questo tutto impostabile dall'app, dopo lo vedremo, vi farà vedere da chi vi arriva la notifica e il testo della notifica. Purtroppo potete solo cancellarla la notifica eventualmente dal... Non potete interagire. Esatto, non potete rispondere, non potete scrivere altre cose, però è già bello questo. Ed è, io che ci vedo da vicino, è leggibile. Io che faccio più fatica, non tanto, però poi vedremo tutto quanto nell'app. Quindi io direi a questo punto passiamo all'app. Allora, passiamo all'app del Mi Band 4. L'app si chiama Mi Fit, quindi la cercate sul Play Store o sull'Apple Store, la scaricate e la installate. Una volta installata, in automatico l'app cercherà di collegarsi all'orologio. In quel momento farà subito un primo aggiornamento del software, in quanto sono stati dalla creazione dell'orologio ad oggi, sono passati circa 4-5 mesi, sono stati rilasciati diversi aggiornamenti. E praticamente è stata aggiunta la lingua italiana e tutte le funzionalità che adesso andremo a vedere. E vi ritrovate questa schermata. Nella prima schermata troverete i passi effettuati nella giornata, le ore che avete dormito il giorno prima, la notte prima, il vostro peso, che per motivi che ben capirete e visto che non sia proprio longilineo verrà oscurato. Poi nella parte in alto trovate la sezione di scelta rapida degli sport che volete andare a fare, quindi una camminata, una corsa, ciclismo, ve ne dà tre, poi si potranno impostare anche quelli. Nella parte in basso invece trovate i vostri obiettivi giornalieri di passi e l'andamento di questi. Nella sezione in basso ancora troverete la sezione amici, dove scansionando il codice QR di altri dispositivi potrete visualizzare le informazioni delle attività e del sonno delle altre persone e loro le vostre. Andiamo nella sezione profilo in basso a destra, che è quella più interessante, e andiamo a selezionare il nostro Mi Band 4. Questa è tutta la schermata che vi si presenta. Allora, nella parte in alto troviamo il livello di carica e quando è stato caricato l'ultima volta. La batteria, come potete vedere, è stato caricato ieri. Io l'ho utilizzato molto, un uso molto intenso, con una luminosità impostata al massimo, tutte le notifiche attivate, e mi ha consumato soltanto da ieri pomeriggio il 5% fino al giorno dopo. Quindi 24 ore, il 5%. La casa costruttrice dichiara 20 giorni di autonomia. Col mio utilizzo probabilmente ci si arriva, se non ci si arriva ci si allontana proprio di poco. Primo menu che si trova, importante novità degli ultimi aggiornamenti software fatti, è l'impostazione del display. Come potete vedere c'è un'ampia gamma di scelta e personalizzazione. Basterà semplicemente selezionare quello che più ci piace e poi ve lo ritroverete, una volta che ha fatto la sincronizzazione, direttamente sul Mi Band 4. Andando su personalizzato ce ne sono altre che sono state prodotte da altri utenti. Tornando nel menu precedente, potete impostare lo sblocco schermo, cioè che fino a che il bracciale rimane connesso al telefono via Bluetooth può essere utilizzato. Quando si stacca il Bluetooth va in blocco. Potete impostare di visualizzare le chiamate in arrivo direttamente con una vibrazione e una schermatina che vi esce scritta. Non potete rispondere, l'unica cosa che potete fare è buttare giù la chiamata. Potete impostare promemoria, le sveglie. Nella sezione notifiche da app, qui vi trovate tutte le app presenti sul vostro telefono e potete selezionare tramite il bottone in basso gestisci le applicazioni quale vi interesserà ricevere. Potete impostare l'avviso di sedentarietà, praticamente dopo un'ora che siete fermi lui vi darà una scossetta. Nella parte ancora più bassa del menu a scorrimento c'è la sezione trova bracciale, che non fa altro che
fare una doppia vibrazione, ecco, vedete, le certe frequenti riducono la durata della batteria subito che avvisa, la visibilità dell'orologio a Bluetooth di terze parti, la posizione del bracciale sul polso sinistro o sul destro, dove preferite, solleva il polso per visualizzare le informazioni. Come potete vedere dal disegnino, vi consente proprio nel gesto di vedere l'ora, si attiva il monitor. Qui potete trovare impostazioni sempre di cose che andrete a visualizzare, quindi lo stato, le notifiche, la frequenza, quello che vi abbiamo detto prima, qui le potete impostare, se vederle o non vederle. Nella schermata profilo, il tipo di attività che si può selezionare. Ce ne sono veramente tante. Salto della corda, corsa, addominali, per arrivare addirittura al mangiare, al dormire, a farsi il bagno, a lavarsi i denti, cioè, e poi ne potrete aggiungere altre anche personalizzate. Altra caratteristica importante è che potete comandare la vostra musica del cellulare dal vostro orologio. Vediamo come. Per poter comandare la musica sul vostro cellulare tramite l'orologio, dovete andare per prima cosa nella app che vi fornisce la musica, dopodiché entrate nel vostro orologio nel menu, alla voce altro, musica, e vi comparirà l'opzione per il play, pausa e avanzamento. È tutto quello che vi abbiamo appena illustrato per la modica cifra di 32,99 euro. Siori! È un best buy, è un best no, buy. No, assolutamente, rispetto a tutte le caratteristiche che ha, diciamo che ha acquistato un orologio veramente completo. Ecco, la mancanza del GPS, però per il prezzo che ha, era un po' improbabile riuscire ad infilarci anche quello. Vabbè, insomma. Se no poi veramente lo regalavano e facevano prima. Prodotti con le stesse caratteristiche, tipo Garmin così, lo paghi 10 volte tanto, per cui è un best buy. Almeno sì. Voto Tuttotech 9! Il video si conclude qui, ma prima di concluderlo definitivamente vi invitiamo a scrivere qui sotto nei commenti se avete qualche domanda. Vi ricordiamo che abbiamo qui sotto i link, compreso questo dell'orologio, dove poter fare gli acquisti direttamente su Amazon e null'altro. Al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao ragazzi!